Canale 2. Pubblicità. Fai la scelta giusta, vieni alla Crusca. L'ortofrutta è da noi. Trovi frutta fresca, verdura locale, prodotti tipici siciliani, legumi e tanto altro. La passione per il nostro lavoro ci spinge a ricercare ogni giorno le migliori soluzioni per i nostri clienti. Infatti tutti i giorni prepariamo minestrone fresco biologico. Trovi anche mangime di tutte le tipologie per cani, gatti, cavalli, conigli, pesci, tartarughe, uccelli, ferramenta, attrezzature da giardinaggio, piantine aromatiche e bombole Agip. Ci trovi in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia Angileri e Mero. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Offriamo servizio a domicilio. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture e di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. 91025 Servizi. Prenota il tuo pulmino a Marsala. Noleggio senza conducente, su richiesta con conducente. Pulmino 9 posti, autobus 20 posti, autovetture, transfer dal porticciolo turistico o dall'aeroporto di Trapani Marsala. Per informazioni 342 05 76 083, 328 42 43 015 o 347 62 16 458. 91025 Servizi. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con le notizie, parlando ovviamente di Matteo Messina Denaro, perché cominciano adesso le testimonianze di persone che lo hanno incontrato, tra queste anche donne. I carabinieri del ROS stanno perquisendo a Bagheria le abitazioni di Maria Mesi, l'ex amante del boss Matteo Messina Denaro, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati in passato per aver favorito la latitanza del capo mafia. Francesco Mesi patteggiò la pena. Intanto diversi cittadini, anche palermitani, si stanno presentando dagli investigatori a raccontare di aver incontrato, conosciuto e in alcuni casi frequentato il boss Matteo Messina Denaro, essendo ovviamente inconsapevoli della sua vera identità. C'è chi racconta di averlo visto alla clinica Maddalena, dove il 16 gennaio è stato arrestato, chi di aver fatto parte del gruppo di pazienti oncologici che con lui faceva la chemio. Tra le segnalazioni c'è anche quella di una donna che ha raccontato di aver avuto una relazione di alcuni mesi con il capo mafia, precisando però di non essere stata a conoscenza della sua reale identità. L'auto, l'Alfa grigia, l'Alfa nera di Matteo Messina Denaro è stata immortalata dalle immagini di sorveglianza della Polizia Municipale di Campobello.
L'auto di Matteo Messina Denaro è stata ripresa due volte in due giorni diversi, sabato 14 gennaio e poi domenica 15, cioè un giorno prima dell'arresto. La Giulietta, che aveva acquistato il super latitante Matteo Messina Denaro, compare in un video che è stato ripreso dalle telecamere del comune installate all'esterno del Palazzo Municipale a Campobello di Mazara. In un primo video, sabato 14 alle 11 di mattina circa, l'auto di colore nero svolta dalla via Marconi verso viale Risorgimento, dove si trova il supermercato Coop, nel quale il super latitante avrebbe fatto la spesa. La macchina torna in direzione via Garibaldi 12 minuti dopo e viene ripresa dalla telecamera installata davanti l'ingresso del comune. Le immagini, poco nitide, non consentono facilmente di identificare chi c'è alla guida. La Giulietta viene ripresa anche domenica 15 gennaio alle 13:50 circa, mentre dalla via Mare raggiunge via Marconi. L'indomani, ricordiamo, lunedì 16 gennaio, Matteo Messina Denaro verrà arrestato a Palermo. Controlli nel fine settimana dei carabinieri a Trapani. I carabinieri della compagnia di Trapani nel fine settimana appena trascorso hanno eseguito una serie di servizi volti alla prevenzione e repressione di reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e rispetto del codice della strada, denunciando 5 persone. Un pregiudicato trapanese di 41 anni, arrestato circa un anno fa per il furto di uno scooter, è stato denunciato per guida senza patente perché revocata con reiterazione nel biennio. Due pregiudicati trapanesi di 24 e 74 anni sono stati invece denunciati per porto di armi e oggetti atti a offendere, poiché a seguito di una perquisizione sono stati trovati in possesso di una mazza di ferro e un coltello di genere vietato, tutto sottoposto a sequestro. Una ragazza di 20 anni è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, in quanto, rimasta coinvolta in un incidente stradale, è stata trasportata presso l'ospedale di Trapani e dalle analisi del sangue sarebbe risultata positiva al test dei cannabinoidi. Infine, un 27enne di Valderice è stato deferito per guida sotto l'influenza di alcol, poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti. Preoccupazione e allarme a Petrosino perché sono state trovate alcune bottiglie incendiarie. Stato di preoccupazione a Petrosino. Venerdì mattina una incresciosa vicenda ha toccato la comunità. 12 cittadini di Petrosino si sono trovati davanti alla loro attività commerciale una rudimentale bomba incendiaria. Non si sa ancora se si sia trattato di uno stupido scherzo di un gruppo di imbecilli o qualcosa di ancora più grave e organizzato. Dice il sindaco Anastasi: abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine che stanno già lavorando alacremente per fare luce sulla vicenda. Qualunque sia la matrice, l'atteggiamento della mia amministrazione, dice il sindaco, ma sono sicuro di tutta la comunità petrosilena, sarà ferma e inflessibile. Questa incultura della sopraffazione, della violenza a cui facevo riferimento qualche giorno fa, continua il sindaco Anastasi in occasione della manifestazione antimafia a Campobello di Mazara, non avrà spazio nel nostro territorio e sarà combattuta a tutti i livelli. Ancora il sindaco: esprimo piena solidarietà ai concittadini che hanno trovato davanti alle loro saracinesche questo orrendo messaggio. Nel pomeriggio, si riferisce alla giornata di ieri, andrò a incontrare i titolari delle loro rispettive attività per ribadire la mia vicinanza e quella dell'intera comunità. Queste appunto le dichiarazioni del sindaco Giacomo Anastasi in merito al ritrovamento di bottiglie incendiarie con liquido infiammabile davanti a una decina di attività commerciali del territorio che hanno denunciato quanto accaduto e fatto partire le indagini di polizia e carabinieri. A Trapani si discute su una donna nigeriana che vive in strada in via Osorio. A Trapani si discute sulla donna nigeriana che vive volontariamente sotto i portici di via Osorio. L'amministrazione comunale
In merito, tramite l'assessore Vincenzo Abbruscato, ha dichiarato: fin dall'inizio della vicenda gli uffici si sono mossi secondo i profili dettati dalla legge e dalle normative che regolano tali situazioni di carattere non solo eccezionale, ma altresì di gravità sociale. Infatti, dopo i reiterati interventi a opera dei servizi sociali del Comune, della Polizia Locale e di altre forze dell'ordine, con più ricoveri presso il pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, conclusisi tutti con la scelta di Marta di allontanarsi volontariamente, mi preme precisare, dice l'assessore Abbruscato, che all'ennesimo tentativo fallito abbiamo chiesto e ottenuto l'intervento della prefettura, che ringrazio di concerto con l'ASP, la Caritas, le suore oblate, la polizia locale, gli assistenti sociali, da cui è seguito l'ennesimo intervento e una relazione dei servizi sociali alla Procura della Repubblica. Queste le dichiarazioni di Vincenzo Abbruscato. Nel ribadire che si tratta di una donna con regolare permesso di soggiorno, mi preme ringraziare, continua l'assessore, tutti i cittadini che si sono mostrati solidali con la giovane. Rimaniamo fiduciosi che la situazione possa normalizzarsi nel più breve tempo possibile, con delle cure adeguate per una ragazza evidentemente, ma non per tutti, psicologicamente in difficoltà, con eccessi di ira incontrollati. Tuttavia, ci troviamo in una situazione dove la persona oggetto delle nostre attenzioni rifiuta sistematicamente di farsi aiutare, rendendo ulteriormente complessa la risoluzione del caso. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torneremo subito dopo con l'informazione, in particolare con lo sport, dove vedremo le immagini di tante partite. Canale 2, pubblicità. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto, e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette, e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. E siamo adesso a calcio, cominciamo con il campionato di eccellenza, dove c'è stato il cambio al vertice, al comando della classifica. L'Enna ha superato l'Acragas, l'Enna infatti ha vinto sul campo del CUS Palermo per 3-1.
Un cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati al Centro Universitario Sportivo di Palermo. 19esima giornata nel campionato di eccellenza siciliana. L'Enna, dopo la vittoria nel recupero contro il Nuova Città di Gela per 1-0 firmata Ivan Agudiak, affronta il CUS Palermo reduce dalla sconfitta per 5-1 contro l'Unitas Sciacca. Si parte col film del primo tempo. Dopo due minuti Prestia lancia a Cucimano a destra, il pallone trova il fondo, il passaggio in mezzo per il tentativo di Arcidiacono anticipato alla difesa del CUS Palermo. Ancora dal calcio d'angolo che ne consegue, Arcidiacono mette il pallone in mezzo, il tentativo di colpo di testa di Cucimano finisce di un niente sopra la traversa, al quarto però mischia in aria Cucimano col mancino, risolve tutto e fa 0-1, l'Enna è in vantaggio, già tre occasioni nel giro di 4 minuti la formazione di mister Pippo Strano, e 36esimo il cross di Prestiel, colpo di testa di Cucimano, il miracolo di Nasca che mette in calcio d'angolo, poi punizione al 39esimo, Cucimano smonta la porta del Centro Universitario Sportivo di Palermo quando il direttore di gara fischia due volte e manda le formazioni a riposo. Al quarto iniziamo con il film della ripresa, 49esimo, cross di Prestia dalla destra, viene deviato, si avventa sulla sfera, ancora Totò Cucimano, fa 0-2, doppietta, decimo gol in campionato, l'Enna trascinato da quello che oggi è il proprio capitano, 53esimo, Fofanà dalla lunga distanza vede il portiere Caruso fuori dai pali, per poco non lo inganna, recupera l'estremo difensore dell'Enna al minuto 61, il cross di Prestia sugli sviluppi di angolo viene rimesso dentro da Carioto, sul secondo palo arriva comodo comodo Biccio Arcidiacono, stop e conclusione, 0-3 dell'Enna, ancora uno squillo giallo-verde al Centro Universitario Sportivo di Palermo. Al minuto 79 cross dalla sinistra, attacca il CUS Palermo allontanato sui piedi di Randazzo, col mancino batte Caruso e fa 1-3. Minuto 87, Tomasino per l'ultimo tentativo verso la porta di Caruso, facile per il portiere dell'Enna e vittoria per la formazione di mister Pippo Strano, vittoria importantissima perché in contemporanea il Casteldaccia ferma l'Agragas e adesso la nuova capolista del girone A è la compagine giallo-verde. E l'Agragas si ferma quindi in casa con il Casteldaccia. Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti allo stadio Esseneto di Agrigento, benvenuti alla sfida Agragas-Casteldaccia, quarta di ritorno in eccellenza. Siamo dentro il primo tempo di Agragas-Casteldaccia, allontana Barrera, poi altre a palla in aria, attenzione, ha segnato il Casteldaccia. 24esimo minuto di gioco, con le mani dall'oro. Il fallo laterale Agragas in zona d'attacco, parte da loro, palla che arriva in aria, attenzione, Barrera, la conclusione di Juan Manuel Barrera, palla fuori, 44esimo, ci prova su palla inattiva l'Agragas, punizione per Garufo, fischia Azzolina, parte Garufo, palla sul secondo palo, attenzione, Barrera, la porta è vuota, rete, ha segnato l'Agragas, ancora lui, Barrera o Neri? Esulta Neri, allora il gol di Dario Neri, eccolo qui, il pareggio dell'Agragas alla fine del primo tempo, 1-1 l'Esseneto tra Agragas e Casteldaccia, ha segnato Dario Neri. Bentornati amici sportivi all'Esseneto di Agrigento, sta per ricominciare. Garufo alza lo sguardo, il cross, Mansur con la testa, palla fuori di un niente, Agragas sfortunata. Brunetti per la punizione, Agragas, parte Simone Brunetti, palla in curva. Altra punizione per l'Agragas in questo finale di match. Mannina con il sinistro, fischia Azzolina, parte Mannina, palla che arriva in aria di Paola. E poi fischia l'arbitro, punizione per la difesa del Casteldaccia. Espulso dalla panchina Ivan Bonanno, forse per proteste, se ne va Bonanno. Bruno bene per Mannina, Mannina non riesce a servire da loro, poi Mannina recupera il pallone sul pressing di Ferrara, ma non c'è più tempo, finisce qui e finisce in parità tra Agragas e Casteldaccia, gol di Stassi per il Casteldaccia al primo minuto, pari di Neri al 44esimo,
sempre del primo tempo. Bel pareggio del Mazzara sul campo infuocato di Favara. Graziano ancora, prima grossa occasione da rete mazzarese. Graziano deve vedersela con Saia, ancora Graziano che tocca, ancora Saia e poi è Lupo e ancora dice no in profondità per La Piana, che tocca di testa Graziano. La grandissima La Piana. Graziano deve vedersela con Saia, ancora Graziano e poi Fricano. Sentite, gol! Finalmente La Piana, gol! I campi di concentramento, tanto, ed è il gol di Fernandez. Lupo, ed è rigore, ed è calcio di rigore. A saltellare il portiere parte De Luca, ed è gol, gol di De Luca, sesto minuto. C'è il pareggio di El Maroui. E poi Calagna. Per Retucci. E c'è, non c'era! Il Missimeli rimane attaccato alle prime posizioni andando a pareggiare sul campo del Gela. Terza giornata del girone di ritorno, si gioca allo stadio Vincenzo Presti di Gela. La sfida è tra il Nuova Città di Gela di Mister Pensabene e la Don Carlo Missimeli di Mister Salvatore Aronica alle spalle di Di Martino. Prima fiammata dopo 10 minuti anche per la squadra giallonera, con questa palla messa in centro per Abate, il tentativo ben fatto che si spegne sulla traversa. 10 minuti e 30 secondi, il break centrale di Danilo Ambro che vede il momento di Concialdi, attende il momento giusto per servirlo. Concialdi da uno sguardo in mezzo vede ancora solo Danilo Ambro, prima firma in maglia Don Carlo Missimeli. Prova a reagire il Gela con questo cross molto beffardo, deviazione, ma attenzione qui ancora all'opportunità per il Gela, anticipato Marino in uscita, secondo Legno, la Don Carlo, qui Lucera vede Di Martino fuori dai pali, la palla ancora Raimondo Lucera, questa volta cerca di combinare con Concialdi, il pallone di ritorno non è perfetto, poi D'Angelo apre su Cerniglia che può metterla al centro, ancora per Concialdi, la palla arriva praticamente addosso al numero 10, la palla fuori, ma attenzione qui, 2 e mezzo alla fine del primo tempo, grandissima palla di Concialdi per Vincenzo Manfre che segna il 2-0, l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, ma come potete vedere da questo rallenti il fuorigioco non c'è, perché c'è un difensore del Gela a tenere in gioco l'ex centravanti del Canica T. Ancora Manfre che prova a spingere, lo scambio splendido con Lucera, la conclusione volante respinta, poi ancora Manfre e ancora la parata. Veniamo però al minuto 70, il cross D'Angelo mette giù Abate, secondo l'arbitro calcio di rigore, ancora una volta ci affidiamo alle immagini rallentate, contatto veniale, il direttore di gara però non ha dubbi nel concedere la massima punizione che Simone Abate va a tentare di trasformare con il suo destro di potenza al centro della porta. Riequilibra la situazione, non succederà più nulla al Vincenzo Presti di Gela quando vedremo l'ultima giocata dopo 6 minuti di recupero.
Il direttore di gara fischierà tre volte, finisce 1-1 tra Gela e Don Carlo Misilmeri, occasione persa dalla squadra. E continua il momento positivo della Nissa che vince fuori casa sul campo della Parmonval. Un cordiale saluto amici di Wii Sport, ben trovati al Francolo Monaco, 17esima giornata nel campionato di eccellenza siciliana. La Nissa, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Agragas, va in casa della Parmonval che nell'ultimo turno ha perso 3-0 sul campo del Mazara. Si parte col film del primo tempo, al nono di gioco Zerbo riesce a toccare la sfera per Molinini, destro dalla distanza. Al 36esimo attenzione alla Vardera, lo supporta Modula nell'azione offensiva, ancora largo il gioco per Benivegna, sguardo in mezzo sul secondo palo, la corrente Lavardera e la sponda per la girata di Vignone che in acrobazia in rovesciata fa 0-1 per la Nissa. Gran gol quello di Vignone, azione di fatto bellissima quella della formazione ospite. Rivediamo la girata anche a rallenti, stavolta è Marnafara dalla sinistra a gestire il pallone, imbucare dentro per Morales, ce l'ha sul destro, sterza, mancino, palo e gol. 0-2 Nissa in 3 minuti, i bianco scudati mettono probabilmente una seria ipoteca sul risultato finale di questa partita. Termina di lì a poco anche il primo tempo al Francolo Monaco, Parmonval 0 Nissa 2. Partiamo allora con la ripresa. Al 47esimo Esposito riesce a passare in velocità a destra, mette il pallone in mezzo per Marnafara, no all'indietro per Vignone, tutto solo Mancino che il portiere Brocco riesce in due tempi a parare. Al 49esimo però sviluppi di azione di calcio d'angolo, Benivegna prova a girare in area, la deviazione è di Mutolo con la mano, calcio di rigore sul punto di battuta, si presenta Pablo Lusero, il capitano della Nissa, la sua rincorsa, la sua conclusione che però sbatte sul palo, si prosegue ancora Lusero, avrebbe la chance del 3-0 sul destro, Brocco para ma era tutto fermo per posizione di fuori gioco, allontanato il tecnico della Parmonval quando al 61esimo c'è un calcio di punizione per la Nissa, ci va Morales, passa la sfera e il gol del 3-0, la doppietta di Morales congela il risultato, la compagine bianco scudata, doppio cambio allora per mister Sferrazza, escono D'Amico e Barnafara per Chimenti e Ottaviano. Al 67esimo termina la partita di Martorana, dentro Mancuso, minuto 71, rosso diretto per l'Abate, fallo a palla lontana su Lusero, si becca il massimo della pena dal signor Lopresti. Al minuto 80 ancora un cambio, il momento di Sacco al posto di Fragapane. 85esimo bella azione in verticale De Nalissa a liberare la corsa di Esposito davanti al portiere Brocco, lo anticipa sull'uscita la puntina che vale il 4-0. È così che termina il match del Franco Lo Monaco. Nel campionato di promozione era in programma il derby tra Petrosino e Marsala. Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal comunale di Petrosino per teletrasmettervi l'incontro di calcio per il campionato di promozione tra il Petrosino 1969 e il Football Club Marsala. È iniziato il match tra il Petrosino e il Marsala, con la squadra azzurra che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, il pressing di Jarjou, ancora un lancio e questa volta non c'è offside, la possibilità per il Petrosino e il miracolo di Licari che salva il risultato. Il lancio alla ricerca di Calle che mantiene il pallone in campo. Ancora il Petrosino con il numero 11, York, tiro di York parato da Rustico. E c'è la possibilità sull'out di destra, il pallone al centro, la possibilità del tiro che non arriva, ancora Amodeo calcia fuori, sbaglia, una ghiottissima opportunità. Cortese protegge la sfera, Cortese prova ad allargarla. Un pallone gettato, diventa invitante per Meo, la frenata di Meo, il dribbling, il salvataggio sulla linea e poi para Licari. Probabilmente il Marsala riuscirà a vincere questo match, ma intanto mentre siamo al 30esimo, sempre 0-0, ma c'è la possibilità per gli uomini di Amodeo.
con Thomas Meo, il tiro centrale. Amodeo. Il passaggio in corridoio di Amodeo, la possibilità per il Petrosino di mettere il pallone in rete, ma ancora una volta il tiro è centrale, troppo frettoloso, e dunque l'Icari in due tempi branca la sfera. Il lancio di Foglia, i due giocatori del Marsala sbagliano il tiro e il Petrosino fallisce. Una incredibile occasione con Lombardo. Pallone allontanato in maniera maldestra, ancora Barry. Thomas Meo anticipa il portiere, Thomas Meo, e il pallone che danza sulla linea e termina sul fondo. Ma che occasione per il Marsala. York, ancora York, perde la palla York, permettendo al Marsala la ripartenza. 3 contro 2, la possibilità per gli azzurri di pervenire al vantaggio, ma l'Icari si oppone con questa parata e il Petrosino prova ad attaccare sull'auto di sinistra. Il cross al centro, troppo sul portiere, pallone al girare, il Petrosino è in vantaggio. Incredibile gol del Petrosino, ma che magia di Giubaldo. Secum sulla sfera, il fischio del direttore di gara, il pallone scodellato al centro dell'area di rigore, poi non viene allontanato, un altro tiro, il salvataggio l'Icari. Ancora Thomas Meo. Calcio di rigore per il Marsala. Sì. Il fischio. Amodeo! E il pallone termina in rete, anche se l'Icari l'aveva parato. Il Marsala pareggia con il suo bomber. Nanni Amodeo ristabilisce le distanze contro il Petrosino, e dunque, e invece arriva il triplice fischio del direttore di gara che spedisce tutti negli spogliatoi. Termina 1-1 il risultato tra il Petrosino e il Marsala. E vi ricordo l'appuntamento di questa sera qui su Canale 2 alle 9:30 con Top Sport, la rubrica curata da Nicola Donato, con ospiti studio, approfondimenti, le immagini delle partite. Insomma, non mancate l'appuntamento di questa sera. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web, www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera. Canale 2, pubblicità. Fai la scelta giusta, vieni alla Crusca. L'ortofrutta è da noi. Trovi frutta fresca, verdura locale, prodotti tipici siciliani, legumi e tanto altro. La passione per il nostro lavoro ci spinge a ricercare ogni giorno le migliori soluzioni per i nostri clienti. Infatti tutti i giorni prepariamo minestrone fresco biologico. Trovi anche mangime di tutte le tipologie per cani, gatti, cavalli, conigli, pesci, tartarughe, uccelli, ferramenta, attrezzature da giardinaggio, piantine aromatiche e bombole Agip. Ci trovi in Contrada Ciancio 29, accanto alla farmacia Angileri e Mero. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 20. Offriamo servizio a domicilio. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo,
è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI-11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. VGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. 91025 Servizi. Prenota il tuo pulmino a Marsala. Noleggio senza conducente, su richiesta con conducente. Pulmino 9 posti, autobus 20 posti, autovetture, transfer dal porticciolo turistico o dall'aeroporto di Trapani Marsala. Per informazioni 342057603, 328424305 o 347 6216 458. 91025 Servizi. www.canale2.com